Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi ci andiamo a fare un po' di esercizietti sui principi della dinamica. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like. Ho destinato per questo argomento dei principi della dinamica una vera e propria playlist. Vi lascio qua sopra la scheda per accedere sia alla parte di teoria, che è veramente molto molto breve e vi spiega il perché andremo a fare queste cose, quindi mi raccomando, andatevela a vedere. In questi video invece andremo a vedere solo esercizi. Allora, la comunicazione è la seguente: l'esercizio ve lo leggo perché ce l'ho scritto qua su un foglio, quindi l'esercizio ve lo leggo, tuttavia non vi scrivo il problema. Il problema ve lo scrivo qua sotto nella descrizione, quindi ragazzi, andate a leggere bene il testo del problema e poi qui abbiamo lo svolgimento. Quello che vi invito a fare è di provare voi a fare il problema e se poi avete dei dubbi, delle difficoltà, vedete il mio svolgimento. Ora vi leggo al volo il primo dei due problemi che andiamo a risolvere oggi sui principi della dinamica. Il primo problema, eccolo qua, dice che un corpo in quiete, quindi me lo scrivo anche, man mano leggo, scriviamo anche i dati, così vi faccio vedere quello che faccio. Allora, un corpo in quiete avente massa 80 kg, quindi massa uguale 80 kg, si muove con accelerazione uguale a 0,2 metri su secondi al quadrato sotto l'azione di una forza F. La prima domanda che ci chiede è trovare la forza, l'intensità della forza. La seconda domanda che ci chiede è trovare la velocità dopo 30 secondi. Questo, ragazzi, quindi è il primo problema che andiamo a risolvere oggi. Anche se il problema è molto semplice, vi invito sempre a fare un disegnino. Possiamo immaginare un oggetto che si trova su un piano orizzontale. Supponiamo che si sta muovendo verso destra, quindi la sua accelerazione A è verso destra e di conseguenza, se l'unica forza, possiamo immaginare la forza del motore della macchina, no? Possiamo far finta che questa sia una macchina, la forza del motore spinge nella stessa direzione dell'accelerazione, quindi anche la forza F che stiamo cercando è nello stesso verso dell'accelerazione. Questa, ragazzi, non è una cosa stupida, perché vuol dire che se l'accelerazione è positiva e noi abbiamo scelto come verso questo significa che se l'accelerazione, ragazzi, è positiva, sarà positiva anche la forza, perché abbiamo scelto lo stesso identico verso. Allora, visto che c'è movimento con accelerazione, sicuramente non può valere il primo principio della dinamica. Se non può valere il primo, deve valere il secondo. Quindi deve succedere che F totale è uguale a massa per accelerazione. Posso levare anche i vettori e passare ai moduli, quindi dire che la forza totale è uguale a massa per accelerazione, la massa è 80 per 0,2. Ora ragazzi, io mi sono munito di calcolatrice, fatelo anche voi, quindi abbiamo 80 per 0,2 che fa 16, mi raccomando, newton. E questa quindi è la prima risposta, 16 newton fatta. Andiamo alla seconda domanda. Dobbiamo calcolare quanto vale la velocità di questo corpo con questa accelerazione dopo 30 secondi. Visto che c'è di mezzo l'accelerazione, possiamo immaginare che il corpo si muova con accelerazione costante. Se l'accelerazione è costante, vale la formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, che ci diceva che la velocità è uguale alla velocità iniziale più accelerazione per tempo.
Nel nostro caso la velocità iniziale è 0, perché vi ricordate il problema diceva un corpo in quiete, cioè quindi inizialmente fermo, vuol dire che la velocità iniziale è 0. Ci rimane accelerazione per tempo, cioè 0,2 per 30. Quindi andiamo a fare 0,2 per 30 e otteniamo 6 metri al secondo. E quindi questo va a chiudere il primo problema. Secondo problema, ragazzi, ve lo leggo e scriviamo i dati. Una forza pari a 250 newton, quindi abbiamo il modulo della forza che è 250 newton, è applicata ad un corpo avente massa m uguale 650 kg. Tutto questo su un piano orizzontale, quindi abbiamo un piano orizzontale, questo è il nostro corpo, con velocità iniziale. Il nostro corpo ha una velocità iniziale di 2 metri al secondo. Quello che ci viene chiesto è di calcolare la velocità dopo 20 secondi. Quindi andiamo a modellizzare il nostro problema. Abbiamo un corpo che si muove in questa direzione, quindi qui in questa direzione abbiamo V0, velocità iniziale, abbiamo la forza e sicuramente abbiamo anche l'accelerazione, tutte che puntano in questo verso. Avrei potuto scegliere l'altro verso? Sì, non importa, l'importante è che velocità, forza, accelerazione, per come è scritto nel problema, abbiano tutte stesso verso. Veniamo al nostro problema. Dobbiamo calcolare la velocità. Io quello che vi consiglio nei problemi di fisica, quando si fanno un po' più complessi, è partire dalla fine. Voi dovete calcolare la velocità e sapete che il corpo si sta muovendo e avrà sicuramente un'accelerazione. Perché avrà un'accelerazione? Perché c'è una forza. Ogni volta che c'è una forza, il corpo subisce un'accelerazione, secondo principio della dinamica. Allora, visto che questa accelerazione, per semplicità, possiamo assumerla costante, vale la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato, per cui la velocità è uguale a V0 più A per T. Questa sarà la formula che dobbiamo applicare, ma per poterla applicare ci serve V0, che vabbè ce l'abbiamo, il tempo, che sono 20 secondi e ce l'abbiamo, ma ci manca l'accelerazione. Come la posso ricavare l'accelerazione? La posso ricavare dal secondo principio della dinamica, perché forza totale uguale m per a, quindi l'accelerazione sarà uguale alla forza totale fratto la massa. Quindi vuol dire che io adesso posso prendere questo oggetto e andarlo a sostituire qua. Quindi abbiamo V uguale V0 più forza totale fratto massa per tempo. Come stile, ragazzi, a me personalmente piace quello di prendere una formula, snocciolarla, sostituirla dentro un'altra formula e usare i numeri solo alla fine. Se voi invece arrivate a questo punto preferite già mettere i numeri, fare il calcolo e poi sostituire ad A già il suo valore numerico, va bene uguale, usate la strada che più preferite. In questo modo adesso basterà sostituire i numeri, quindi abbiamo che la velocità è uguale a V0, cioè 2, più la forza che è 250 fratto la massa, che è 650, per il tempo che è 20. Uguale, andiamo a fare tutto con la calcolatrice, quindi abbiamo 2 più 250, usiamo le parentesi, 250 diviso 650, chiusa tonda, per 20. Questo ci dà come risultato 9,69,
Ovviamente vi chiedo se anche a voi è venuto questo risultato. Come vi ho detto all'inizio, provate a fare i problemi da soli e poi magari scrivetemi qua sotto se avete avuto delle difficoltà, dei dubbi, e poi magari avviate il video e vi vedete bene tutta quanta la spiegazione. 9,69, dai, approssimiamolo a 9,7. 9,7 metri al secondo. E quindi questa è la risposta al nostro esercizio. Per oggi, ragazzi, il video è finito qua. Spero vi sia stato d'aiuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!